Volevamo rispondere a delle questioni che ha sollevato il sindaco Seri ieri facendo la conferenza stampa sul bilancio. Il sindaco ha detto che la tassazione non è stata aumentata, in effetti è vero perché già la tassazione è al massimo dei livelli a Fano, per esempio è così sia per l'IRPEF che per l'IMU e la TASI. E invece per quanto riguarda l'imposta della TARI, cioè la tariffa sui rifiuti, c'è stato un lieve aumento, quindi pagheremo uno 0,5% circa in più, che non è un aumento pesante, però secondo noi si scontra con quello che è l'attitudine dei nostri concittadini, perché sappiamo che siamo arrivati al 75% di raccolta differenziata e di riciclo, quindi secondo noi dovrebbero avere semmai un decremento della tariffa e non un aumento. Per quanto riguarda invece gli investimenti, abbiamo notato che le entrate con cui si dovrebbero fare questi investimenti sono assolutamente irrealistici. Per esempio abbiamo le alienazioni patrimoniali, che sono gli stessi beni che sono alienabili da diversi anni, per un totale di 14,5 milioni di euro previsti nel 2018, e questi beni ad oggi non sono mai stati venduti, anzi l'anno scorso non è stato venduto quasi niente. Per quanto riguarda invece gli oneri di urbanizzazione per permessi di costruzione, anche qui sono stimati 14,5 milioni di entrate, mentre nel 2017 sono entrati solo 1,7 milioni. A questo proposito, oggi in Consiglio Comunale vorremmo fare delle domande per chiedere delle delucidazioni, però quello che ci sembra è che appunto le entrate siano state gonfiate per permettere di inserire delle spese che non siamo sicuri di poter fare, quindi quella lunga schiera di opere che il sindaco ha detto in questi giorni non abbiamo la certezza che possano essere realizzate, perché non sappiamo se avremo i soldi. Per questo motivo oggi in Consiglio Comunale noi non abbiamo presentato nessun emendamento, non presenteremo nessun emendamento, perché secondo noi questo bilancio è emendabile sia per la sostanza che per la forma. In effetti, come vi ho detto, le spese sono irrealistiche, le entrate sono irrealistiche, le spese non sappiamo se potremo avere la copertura finanziaria per poterle fare, quindi noi avremo costruito il bilancio in maniera completamente diversa, segnando semplicemente le spese che sono reali e soprattutto chiedendo ai cittadini quali sono per loro le priorità attraverso la procedura del bilancio partecipato.